Bentornati ad In and Out, il tuo Grest in onda, sempre su Blu Radio e su Telechiara, appuntamento quotidiano con i Grest. È la nostra seconda puntata dedicata alla festa d'estate dei Grest della diocesi di Treviso. Siamo nel parco di Villa De Reali ad Osson di Casier. Ieri abbiamo visto e vissuto il momento iniziale dell'accoglienza, della preghiera, le prime parole. Ora è il momento di andare a tuffarci nel mondo dei giochi. Eccoci al primo punto gioco, si chiama Fai Canestro. Non ho capito come funziona, Marco. Allora, si mettono due con i rettini in fondo, poi una squadra in mezzo e gli altri che tirano le palline e cercano di farle andare nei canestri, nei cestini. Ma riescono? Abbastanza, sì. Ed eccoci a un classico delle sagre, dei giochi paesani, il tiro alla fune. Alessandro, c'è un campo un po' irregolare però, uno in più in salita, uno in più in discesa, non è che qualcuno è avvantaggiato? Ma loro sono i di più perché sono tanti animatori, quindi ce la faranno lo stesso. Ed ecco, ce la fanno talmente tanto che vincono quelli sotto! Tantissimi sono i punti gioco, fortunatamente all'ombra, a Chiap de Sas, come funziona? Allora, i bambini dovranno correre ad un piede solo e con il piede nudo prendere uno di quei sassi che sono disposti là. Chi alla fine dei 4 minuti totalizzerà il maggior numero di sassi vincerà la partita, insomma. Vediamo. Certo. Siamo a un gioco culinario, 4 salti in padella, c'è un pollo qui appeso a una corda che divide a metà un campo. Elisabetta, cosa bisogna fare qua? Allora, in questo gioco c'è un telo, la squadra si deve mettere attorno al telo e tenerlo teso. Il pollo va messo al centro del telo e voi dovete abbassarvi e poi alzarvi e mandare il pollo di là della corda, come se fosse una palla, ok? La squadra che è di qua si mette come loro e devono cercare di prendere il pollo e poi di rilanciarlo di là. Ogni volta che lanciate di qua il pollo avete un punto e ogni volta che lo prendete un altro punto. Okay. Insieme a Gigi ora spieghiamo il gioco trasporto, vediamo un po' di elementi, copertoni, corde, dei segni a posto, cosa bisogna fare? Allora, in questo gioco si prende un copertone, 3 persone, una si mette dentro e 2 la trainano. Si fa questo percorso a doppio 8 attraverso i birilli e si torna indietro e vince chi fa più giri in 5 minuti. Abbiamo trovato 3 turisti strani vicino allo stagno nel parco della villa. Nome? Andrea. Da dove? San Cipriano. Nome? Luca. Da dove? San Cipriano. Nome? Chiara. Da dove? San Cipriano. Un saluto a San Cipriano. Ciao San Cipriano! San Cipriano! In and Out è un viaggio, allora c'è un gioco a tema, vediamo delle valigie pronte. Asia, come funziona il gioco? Allora, praticamente devono fare lo slalom con la valigia in mano. Io ho fatto vedere prima una lista con dei 10 oggetti che dovevano memorizzarli. Prendono la valigia, fanno lo slalom, passano sotto con la valigia, io gli faccio una domanda, se rispondono giusto possono prendere un oggetto di quelli che avevano visto prima nella valigia e tornare indietro. E vince chi ha tutti gli oggetti giusti nella valigia. Prima dell'inizio dei giochi abbiamo trovato un gruppo incredibile di personaggi stranissimi che riesce a ballare senza la musica, che è a circa 1 chilometro di distanza. Come fate? Musica dentro noi, anche se siamo preistorici indiani. Cosa state preparando? Stiamo preparando i giochi per questa giornata. Ci stiamo sistemando, abbiamo portato tutto il materiale. Anche un maturando che è appena finito. Il maturando è appena finito, maturando. Lo stesso. E quindi maturato? Maturato. Aspettiamo che inizi questa giornata di giochi. Buon divertimento. Grazie. È tanto caldo, siamo tutti un po' sudati, anche se è brutto da dire, avremo bisogno di una doccia fresca. Ma questo gioco si chiama Evita la doccia, guarda un po'. Elisa, cosa bisogna fare?
Allora, bisogna sedersi tutti in fila dietro una bacinella. A tutti i ragazzi viene dato un bicchiere. Il primo riempie il bicchiere e lo passa al compagno dietro, cercando di portarlo dietro le spalle. L'ultimo deve riempire una pentola che è messa alla fine. Chi riempie per primo la pentola, poi viene contata l'acqua riempita, vince chi ha più acqua. Da un gioco dove non bisogna versare acqua a un gioco dove invece l'acqua è molto importante. Giacomo, come funziona? In pochissime parole, questa è palla avvelenata, al posto della palla ci sono spugne inzuppate d'acqua, tutto qua, molto semplice, molto divertente, divertimento garantito. È un'occasione per rinfrescarsi? Assolutamente sì, ci saranno 32 gradi, questo è, non lo so, eccolo qua. Ed ecco un punto gioco molto spettacolare, insieme a Dario cerchiamo di capire questa pista di acqua saponata come funziona. Allora, praticamente ci sono due corde elastiche e c'è una camera d'aria di un camion attaccata e praticamente il ragazzo deve salire nella camera d'aria e tentare di fare gol nelle porticine in fondo. E questo gioco è stato ideato con la sigla del nostro Grest In e Out, che la palla o va dentro o va fuori, come la sigla del nostro Grest. Ci sono giochi di tutti i tipi e personaggi di tutti i tipi, come Veronica, che è vestita in modo molto elegante, da bambina, poppante. Sì. Cosa bisogna fare in questo gioco, che si chiama Ho bisogno di te? Ho bisogno di te. Dobbiamo aiutare Miriam, che sarebbe la bambina di cui io rappresento, ad aiutare a trovare tutti i suoi giochi che ha disperso nella piscina. E quindi stiamo cercando di fare che i ragazzi prendano tutte le bambole, i giochi necessari della storia, per aiutarci a ricostruire tutta la storia del Grest con tutti i personaggi. Nel 2010 il Grest è caratterizzato da tante cose, tra cui l'immancabile vuvuzela dei mondiali di calcio. Qui abbiamo addirittura un intero settore di stadio pronto ad esibirsi. Pronto, pronto? È tutto a posto? Siamo col servizio d'ordine, è tutto a posto? Stai attento adesso perché ti controlliamo, no? Ecco, il servizio d'ordine è un bel gruppo di ragazzi di varie parrocchie che stanno un po' mantenendo un po' la pulizia e l'ordine di questa grande festa di Dosso. Comunque tutto sta andando bene, si stanno divertendo, c'è un po' di caldo però, andiamo avanti. E prima di salutarci in questa puntata ricca di giochi all'interno della festa d'estate a Dosson di Casier, con tutti i Grest della diocesi di Treviso riuniti, andiamo a risentire un breve passaggio dell'intervento di Monsignor Gardini, il vescovo di Treviso. Credo che sia l'esperienza più bella che state facendo oggi, ma anche negli altri giorni, nei vostri Grest parrocchiali. Essere insieme agli altri. Quando siamo insieme agli altri, in un clima di gioia e di amicizia, siamo in. Anche se ci sono dei momenti in cui qualche volta queste relazioni diventano un po' più difficili. E allora diventiamo out, e come facciamo a diventare in? San Paolo ci ha detto che la carità, cioè l'amore fraterno, è fatto di che cosa? È fatto di non invidia, non orgoglio, non mancanza di rispetto e tutte queste belle cose che abbiamo sentito. Quello che state sperimentando in questi giorni, la gioia di essere insieme, la gioia di condividere i giochi, il divertimento, l'allegria, gli spettacoli, le storie che vi vengono rappresentate, fate in maniera che sia davvero una ricchezza per voi. I giochi sono davvero tantissimi in questo enorme parco della Villa De Reali a Dosson di Casier, ma
non riusciamo a raccontarveli tutti, speriamo di avervi dato un'idea in questa puntata di In and Out di quanto è bello per questi ragazzi ritrovarsi insieme per una giornata, pur sotto un sole davvero cocente, una giornata impegnativa nonostante l'acqua e tutti i conforti che ci possono essere per questa giornata. Noi ci ritroviamo domani però alla stessa ora su Blu Radio e su Telechiara per visitare un altro Grest. Il nostro viaggio prosegue, saremo a Padova, alla parrocchia dei Santi Angeli Custodi.